Qui porto una mia testimonianza per far vedere che bisogna partire da quello che siamo e dai doni che abbiamo. Quando io ho cominciato le prime volte, 20 anni fa sono entrato in convento, nel 2001 ho mosso i miei primi passi qui a Monteberico. E avevo vergogna a salire a fare una lettura del Vangelo, avevo vergogna, non me la sentivo. Ebbene, ci si fa coraggio, si comincia, si viene criticati, pazienza. E poi bisogna anche avere, non bisogna attendere di essere professori, perché è bene anche, e io credo che la parte della crescita spirituale, dello studiare, del prepararsi all'annuncio sia importante. Però se aspettiamo che fate tutti la scuola di teologia per insegnare, allora è inutile che stiamo qui a parlare. Dobbiamo cominciare a muoverci avendo coraggio di quello che siamo, perché Dio parla attraverso di noi per quello che siamo. Per esempio, voi avete chiamato me, io sono ben cosciente che faccio questi discorsi molto semplici. Pazienza, questo è quello che sono. Cioè bisogna avere anche il coraggio di dire io sono così, so che dovrò aiutarmi con un foglio perché non ho quella memoria che altri hanno, mi aiuterò con un foglio. So che ho i miei limiti e me li porto con me. Sinodo significa camminare assieme, l'avete sentito mille volte, sinodos, odos è la strada, Vangelo, e sapete no, Vangelo. Noi siamo quelli della strada, secondo il Vangelo, secondo gli Atti degli Apostoli, no? Gesù incontra i discepoli lungo la strada. Ecco, lungo la strada annunciate il Vangelo. La strada, per dire, il cammino del vivere è il momento dell'annuncio del Vangelo. Non dobbiamo aspettare di arrivare. Quando siamo arrivati è troppo tardi. È nel cammino che si annuncia il Vangelo. E noi spesso pensiamo alla Chiesa non come qualche cosa, non come una comunità con cui camminiamo. La Chiesa la viviamo un po' come gerarchia, come un autobus guidato dai preti, e i fedeli sono quelli che salgono sull'autobus. Questo non è camminare insieme. La Chiesa è un popolo che cammina insieme. È la sua natura.